Allora, adesso passiamo agli algoritmi da utilizzare per orientare gli angoli. Voi se conoscete il metodo a strati, diciamo che il 99% tutti quanti conoscono il metodo a strati, coloro che stanno vedendo questa guida, conoscono l'algoritmo per orientare gli angoli. Come per gli spigoli, per cui vigeva, diciamo, la regola che possono essere orientati in modo corretto o scorretto in numero pari, per gli angoli vale un'altra regola, cioè noi applicando un algoritmo possiamo orientare necessariamente due o tre angoli alla volta. Se orientiamo, cioè un minimo due angoli alla volta o tre angoli alla volta. Se orientiamo due angoli alla volta, li orienteremo in senso discorde. Cioè, potremo orientare questo. Se orientiamo questo, giriamo, diciamo, questo in senso antiorario. Questo qua non lo potremo girare, orientare in senso antiorario come questo, ma andrà nel verso opposto, e viceversa. Oppure, se orientiamo tre angoli alla volta, li possiamo orientare tutti e tre, nello stesso verso, quindi per esempio tutti e tre in senso orario o tutti e tre in senso antiorario. Questa è una cosa che ci ritornerà utile nell'applicazione degli algoritmi. Per il momento io vi faccio vedere un algoritmo che già dovreste conoscere e poi dopo in altri video che farò più in là vi farò vedere degli algoritmi più specifici che risulteranno più comodi da utilizzare per risolvere il cubo. L'algoritmo che conviene imparare sia in un senso che nell'altro, cioè alla rovescia, serve a orientare questi due angoli, questo in senso antiorario e questo in senso orario, che è quello che ho fatto vedere quando ho spiegato il settimo passo del metodo a strati. Allora, l'algoritmo è il seguente: right, up inverted, right inverted, up inverted, right inverted, poi ancora left inverted, up, left. Up, left inverted, up, left. E chiaramente conviene impararlo anche al contrario, no? Allora, al contrario è così. Vado veloce perché comunque se vedete i video sul settimo passo lo vedete meglio, no? Allora, left inverted, up inverted, left inverted, up, left, right. Up, right inverted, up, right, up inverted, right inverted. Come vediamo questo qua, mentre nell'applicazione del primo algoritmo, nel senso giusto, diciamo, veniva ruotato in senso antiorario questo e in senso orario questo adesso è il contrario. Questo è stato ruotato da qui a qui, quindi in senso orario e questo in senso antiorario, da qui a qui. Utilizzando questo algoritmo più volte possiamo orientare tutti gli angoli in questo modo. Per il momento ci basta questo algoritmo.